Marte era già visibile nel cielo molto prima che esistessero i telescopi e ha sempre ispirato l'immaginazione degli esseri umani. Nel corso del tempo la scienza potrebbe dimostrare molti fatti sul pianeta rosso, alcuni di loro ve li presentiamo oggi. Se ti piacciono i nostri video, supportaci con un like, iscriviti a Simply Space e resta aggiornato con le nostre produzioni. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la vastità dell'universo. Nel 1996 la NASA trova vita su Marte. Gli scienziati della NASA hanno annunciato nel 1996 di aver rilevato la vita sul pianeta Marte. La NASA non ha affermato che la vita intelligente ha creato i canali marziani, né ha cercato di fornire fatti interessanti sulla vita presente. Gli scienziati hanno affermato che una roccia è stata lanciata nello spazio dall'impatto di un asteroide su Marte 16 milioni di anni fa ed è arrivata sulla Terra. Questa pietra è stata trovata in Antartide ed è diventata oggetto di approfondite indagini da parte della NASA per trovare nuove prove per le loro teorie. I ricercatori hanno affermato che la struttura molecolare della pietra era formata da microbi che vivevano su Marte milioni o miliardi di anni fa. Esperti di tutto il mondo hanno esaminato da vicino le prove della NASA e hanno concluso che altri processi inorganici potrebbero aver portato alla formazione di questa struttura molecolare. Finora la scienza non è riuscita a dimostrare che c'è o c'era vita su Marte. Marte è stato al centro di almeno 40 missioni. Gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone hanno inviato navi spaziali in missioni di ricerca su Marte. Nel 1962 la prima sonda fu inviata sul pianeta rosso dall'allora Unione Sovietica e intitolata appropriatamente Mars 1. Nel 1971 seguì la missione Mars 2 e aveva come obiettivo l'atterraggio in superficie, ma questo era solo Mars 3 nello stesso anno. Gli Stati Uniti e la NASA sono stati in prima linea nell'esplorazione di Marte negli ultimi anni. I fatti più significativi su Marte sono stati ottenuti dai rover su Marte Spirit e Opportunity, entrambi raggiunti in superficie nel 2003. Sulla base dell'esperienza con questi due rover, gli Stati Uniti hanno inviato il Curiosity, meglio equipaggiato e più mobile, che è atterrato sulla superficie di Marte nel 2012 e da allora ha trasmesso nuovi dati alla Terra. Ad oggi ci sono tre robot su Marte. I rover Mars Spirit e Opportunity sono due robot senza pilota altamente sviluppati su Marte, dotati di una varietà di strumenti scientifici. Entrambi sono alimentati da celle solari, in grado di fornire fino a 140 watt di potenza alla luce del giorno per spingere i robot nella loro ricerca dei microbi noti come microbi del suolo marziano e fornire nuovi dati. Il rover Curiosity, che sbarcò nel 2012, ha 5 volte il numero di strumenti scientifici rispetto a Spirit e Opportunity. Con l'aiuto di questo robot, la NASA è stata in grado di rilevare l'acqua su Marte. Marte ha uno strato di ghiaccio quanto il Texas. La presenza di acqua ghiacciata su Marte rafforza l'ipotesi degli scienziati che una volta ci fosse acqua corrente su Marte. Il gigantesco strato di ghiaccio al polo sud del pianeta rosso è un altro fatto interessante. È questa enorme calotta di ghiaccio che ha portato gli scienziati a credere che l'acqua liquida esistesse su Marte in passato e abbia formato i canali marziani per erosione. Se il ghiaccio dovesse sciogliersi, l'intera superficie di Marte sarebbe a circa 30 cm sott'acqua. Anche il polo nord di Marte è ricoperto di ghiaccio, suggerendo che un tempo c'erano grandi quantità di acqua sul pianeta. Le speculazioni presumono che al momento lassù ci sia ancora acqua liquida. Gli scienziati hanno citato la presenza di sale nella terra di Marte come motivo per la possibile formazione di acqua nonostante le basse temperature sul pianeta rosso. Gli scienziati confermano che una volta c'era acqua su Marte. Con l'avvento dei telescopi, gli astronomi presumevano che qualcuno fosse responsabile della creazione dei canali su Marte. Se avessero pensato che qualcosa fosse responsabile della loro formazione, sarebbero arrivati prima alla spiegazione, ora generalmente accettata. I canali su Marte sono ora considerati letti di fiumi asciutti e non sono stati creati da nessuno, ma da qualcosa, l'erosione.
Ad un certo punto, in passato, Marte era caldo e c'era acqua corrente sulla superficie. I canali marziani si sono formati da questo e sono stati lasciati indietro quando l'acqua si è prosciugata. Gli scienziati non sono ancora stati in grado di confermare con certezza che attualmente ci sia acqua liquida su Marte. Tuttavia, il fatto che una volta c'era acqua corrente su Marte rimane uno dei fatti più importanti, cose in relazione al pianeta. Ci dice che c'era una possibilità di vita su Marte. Recenti missioni spaziali hanno confermato la presenza di vapore acqueo sul pianeta, oltre all'acqua gelata. Marte è rosso per via della ruggine. Uno dei fatti più ovvi e noti su Marte è che è rosso. Il pianeta era visibile dalla Terra molto prima dell'invenzione dei telescopi. Gli antichi lo percepivano come un pallido punto rosso nel cielo. E così per migliaia di anni, dopo che le persone sono state in grado di capire perché Marte è rosso. Il pianeta Marte deve il suo colore rosso al ferro contenuto nel suolo. Quando il ferro si combina con l'ossigeno si forma ossido di ferro, o comunemente noto come ruggine. La ruggine non è necessariamente rossa. A seconda della presenza di altre sostanze chimiche può essere gialla, verde e persino nera. Quando si guarda il pianeta Marte attraverso un telescopio, alcuni di questi colori possono essere visti e mostra che Marte e la Terra sono simili sotto questo aspetto. Il ferro arrugginisce su Marte come sulla Terra. Su Marte c'è un monte tre volte più grande dell'Everest. Una caratteristica particolare del pianeta Marte è il vulcano Olympus Mons, ai margini della regione di Tarsis. La montagna formata da questo vulcano è così grande che gli scienziati hanno saputo della sua esistenza sin dal XIX secolo, quando fu scoperta per la prima volta con i telescopi. È il vulcano più grande del sistema solare conosciuto. Il nome Olympus Mons è il nome latino del Monte Olimpo e nella mitologia greca era la sede degli dei. Con un'altezza massima di oltre 22 km, sovrasta tutte le montagne della Terra molte volte ed è tre volte più alta del Monte Everest, la montagna più alta della Terra. Olympus Mons è un altro fatto che dimostra la somiglianza tra Marte e la Terra. Questo enorme vulcano si è formato in modo simile alle montagne vulcaniche delle isole Hawaii qui sulla Terra. Partendo dal fondo del mare, il vulcano Mauna Kea, sull'isola principale delle Hawaii, è più grande del Monte Everest. Nonostante questa misura, il Mauna Kea è grande solo la metà dell'Olympus Mons, il vulcano più grande di Marte. Marte ha due lune dal diametro inferiore ai 24 km. È noto che Marte è il dio romano della guerra. Nella mitologia greca Marte è chiamato Ares e i suoi figli Phobos e Deimos lo hanno accompagnato in ogni battaglia. Phobos sta per paura e Deimos per terrore. Fortunatamente nessuno di loro si avvicinerà alla Terra poiché sono in orbita attorno a Marte. Le due lune di Marte sono molto più piccole di quelle della Terra e misurano meno di 24 km di diametro. Come Marte abbia avuto le sue lune è ancora un mistero. Alcuni ricercatori ipotizzano che si tratti di due asteroidi entrati nelle loro orbite a causa dell'attrazione gravitazionale di Marte. Un'altra teoria afferma che potrebbero essere frammenti del pianeta rosso che sono stati lanciati in orbita dall'impatto di un asteroide. Una terza teoria presume che Phobos e Deimos siano frammenti di roccia che si sono staccati dopo l'impatto su Marte. Finora l'origine non è chiara. 75 anni fa la Guerra dei Mondi scioccò gli americani. Con la diffusione della radio nel XX secolo, un'ampia varietà di segnali è stata ricevuta dopo che le antenne erano state puntate verso il cielo, la cui origine era spesso sconosciuta. Senza una chiara comprensione dei disturbi atmosferici, è stato spesso ipotizzato che potessero essere segnali provenienti dallo spazio. Di conseguenza, c'erano molti titoli, articoli e opere che parlavano della vita su Marte. La storia più famosa di questo periodo è il libro War of the Worlds di A.G. Wells del 1898. Nel 1938 Orson Welles adattò questa storia per la radio e ottenne molta attenzione perché alcuni ascoltatori non sapevano che fosse una storia inventata e pensavano che i marziani stessero invadendo la Terra. Ci sono stagioni su Marte. Un altro fatto che ci mostra le somiglianze tra Marte e Terra è il fatto che ci sono stagioni sul pianeta rosso. Sono simili a causa dell'inclinazione di oltre il 20% lungo l'asse di entrambi i pianeti, ma sono più estremi su Marte.
L'orbita della Terra è più anulare di quella di Marte e ha poca influenza sulle stagioni. L'orbita di Marte è ellittica e le temperature sono notevolmente più basse quanto più ci si allontana dal Sole. Il motivo principale delle stagioni sulla Terra è l'inclinazione dell'asse terrestre in relazione alla sua orbita attorno al Sole. L'asse di Marte è più inclinato, causando condizioni meteorologiche più estreme. Ci auguriamo di averti presentato nuovi fatti e saremmo molto lieti se utilizzassi la funzione di commento per dirci la tua opinione.